Buonasera a tutti ragazzi, questa sera volevo portarvi una nuova idea, poi eventualmente nei commenti mi dite la vostra se vi piace, se devo continuare magari a portarla, perché può essere una cosa curiosa che non ha pensato nessuno, ovviamente non questa dello sciopero di Battaglia Reale perché lo portano in molti, ma mo che ci so, parto da qui. Ovviamente vi invito a tutti di supportarmi come creatore a cim-baldi88, una cosa gratuita che può aiutarmi con una piccola percentuale sui vostri V-Bucks spesi. E vi ricordo che giocando a Salve il Mondo, io ogni 2000 V-Bucks che spendete vi do un'arma al 130 full perk, se ne spendete 1500 vi do l'arma al 106 e così via. Partendo da questo, ragazzi, un bel quadrato, accettate il codice creatore, andiamo a vedere lo shop di Battaglia Reale. Skin già uscite, nulla di nuovo. Abbiamo questa skin che diciamo c'è da molto tempo, non ricordo da quale season, però c'è, fortuna. Poi nulla di eclatante, diciamo, in questo shop. Abbiamo skin leggendarie, anche questa è una skin molto vecchia, almeno dalla season 2 o season 3, da quando giocavo io. E niente ragazzi, andiamo su Salva che vi spiegherò la mia idea per fare questo nuovo video. Andiamo insieme su Salva. Come leggete dal titolo del video, ragazzi, questo video si chiama TG Shop perché verrà pubblicato ogni volta che uscirà lo shop. Abbiamo la compagnia del nostro Don Mariusca, moderatore di fiducia, e praticamente insieme a voi andremo a vedere le missioni che usciranno quotidianamente dalle 2 e cercherò di darvi dei consigli su quale fare perché magari utilizzare meno trappole, meno risorse possibili per avere il massimo del risultato. E questo qua. Andiamo a vedere solamente ovviamente le 4 per, perché quelle sono quelle più impegnative, quelle che praticamente danno più il bottino più alto. Andiamo a vedere sulle 4 per, come vedete al 46 ragazzi una 4 per pura goccia che qui ne darà sui 120-130 gocce, una missione facilissima che potete nerdare 4-5 volte easy, rapidi ragazzi, perché per un livello alto andare a prendere 4 blu e startarla è veramente facile, se vi servono un po' di gocce. Andando avanti sempre 4 per uguale, lo stesso vale per il fulmine in bottiglia, ragazzi, siete in carenza di fulmine in bottiglia, andate a prendere 4 blu, Vall'Arguta, PAP, livello 52, proprio speedrun, la fate e vi portate a casa anche dei fulmini in bottiglia, easy. Andando avanti, vabbè, 4 pie superstiti, ma ragazzi, ne siamo pieni fino al midollo, almeno noi livelli alti è così, 4 pie eroe ugualmente. 4 per i vantaggi, questa è una missione su quale io punterò domani. Perché? Perché missione a 70, Vall'Arguta, recupera i dati, magari questa è l'unica pecca perché cioè, hai il conteggio dei secondi che fino a 8 minuti non puoi buttare giù il pallone, però ragazzi è al 70, non c'è neanche morte esplosiva, quindi ragazzi non è easy, cioè è easy, non dovete neanche mettere per forza il costruttore. 4 spawn kill ma rapidi, 4 difensori, 3 difensori e questa è la partita ragazzi, ve la portate a casa. 4 per il vantaggio Vall'Arguta che darà sulle 160-170 chiavi. Speedrun facili e a chi servono le chiavi è veramente una buona missione. E anzi vi dirò di più, vi anticiperò che questa missione domani se me la nerderò con gli iscritti ragazzi, livello 70, easy. 3 alla volta entriamo, 2 alla volta e la facciamo. Andiamo a vedere a Monte Spago. Monte Spago, che sono quelli che ci interessano più noi. Andiamo avanti, ragazzi. Partiamo dalla 76. 4 più superstiti non ci serve. Ecco qua, cavalca il fulmine al 76. Questa ce la possiamo fare rapida. Speedrun come le altre per le mega allerte, ragazzi. Mega allerte che si rinnovano ogni giorno. Sono più di 3, quindi potete andare tranquilli. 80-76 ve le potete prendere easy. Andiamo avanti, uguale qua se vi serve una mega allerta abbordabile ragazzi che fa gola, questa la eviterei, anche questa ve la eviterei ragazzi, le gocce le andate a farmare a Vall'Arguta 4 per gocce meglio, queste se vi servono
200 chiavi la potete fare, ma 4 atlanti, missione un pochino più lunga rispetto alle altre, perché comunque sia, vabbè, è l'88, per un livello 131 si fa, però per un livello 80 già inizia a essere una missione abbastanza difficile, quindi la eviterei. Per le chiavi vi consiglio sempre di fare raid, distruggi accampamenti, livello basso, che fate 100 chiavi a partita, ne fate 10, ne fate 1000, 10 partite, 1000 chiavi. Questa qua, ragazzi, missione 94, 4 per la goccia, ne dà sicuramente un po' di più di Vallarguda, ma non credete che ve ne dà molte di più. La difficoltà è più alta, perché i mostri comunque sia 4 per la 94 sono di livello superiore. Quindi io consiglio di fare la 4 per pura goccia Vallarguda, ragazzi, anche per un livello alto. Ovviamente i materiali del farming non saranno gli stessi, perché non potete trovare Montano a Vallarguda, come non potete trovare Lucide, troverete sicuramente Resistenti, però queste sono missioni, ragazzi, 4 per dove non dovete farmare. Se volete farmare, vi avviate una missione in privato, farmate quanto volete. Queste 4 per, ragazzi, dovete puntuare, proprio puntare, entrate, blub, in questo caso qua con rifugio non serve neanche blub. Se volete fare i potenziamenti, entrate, fate la missione e uscite, ragazzi, senza farmare. I materiali, se vi serve qualche materiale, basta. Andiamo avanti al centro, ragazzi, 4 atlanti, questa io la lascerei, a meno che non vi serve un superstite. La mega allerta da un superstite leggendario, quindi potete farla. Questa qua, ragazzi, 76-76 epici, ma eviterei, più avanti ci sono missioni più belle, ve le farò vedere. Questa qua, 4 per pura goccia, ragazzi, questa al 108, 4 atlanti, quindi da 200 più gocce a partita. Però ovviamente 4 atlanti è una missione impegnativa, quindi anche qui quanto impiegate a fare questa missione? 20 minuti? 15 minuti? Quando un furgone a Vallarguta la startate easy, cioè la fate in la metà del tempo che fate questa missione qui a Montespago. Quindi se questa da 250 chiavi, 250 gocce, a Vallarguta ne da 160, ma a Vallarguta l'ha fatto due volte e questa una, capite che conviene farla quella a Vallarguta. Ripeto, materiali del farming non ci sono come quelli di Montespago, però non vi deve fregare nulla, ragazzi, perché non, voi non dovete farmare, dovete fare missioni speedrun, o almeno io la penso così. E questo, ragazzi, è 108, una buonissima missione, 3 perché epici, 1 leggendario. Ovviamente a chi non serve perché epici, non è una missione che e sceglierei una volta da fare sicuramente, ragazzi, perché da 92 leggendari più un altro leggendario sotto, quindi io questa la farò sicuramente domani. L'unica pecca, ragazzi, è morte esplosiva. Guardate sempre cliccando triangolo, ragazzi, tutte quante i modificatori attivi, perché è essenziale, a parte la tempesta, vedere che c'è morte esplosiva, ragazzi, perché che cosa vi fa capire con morte esplosiva? Costruttore. Dovete fare la build del costruttore e metterla, perché con morte esplosiva non potete fare spawn kill, a meno che non siate sempre lì a potenziare strutture. Ma arriva un bombarolo, salta tutto e la missione è fallita, ragazzi. Ripara il rifugio, rapida, se trovate subito i robottini si fa. Avviate, 3 minuti e mezzo, 4 minuti, la missione si fa. Io la farò una volta, perché a me sti vantaggi epici non mi servono in questo momento. La farò per la mega allerta. Andiamo avanti. Questa qua la eviterei, neanche penso a fermarci. Questo è 116, stesso discorso, ragazzi, mega allerta, 180, 184 leggendari si fanno, si starta una volta e basta, anche rapida, niente morte esplosiva, si fa. Andiamo avanti. 4 per i vantaggi, una bella missione, 4 atlanti, questa è da 300 passa chiavi, è 300 passa chiavi, sì. Missione ovviamente più lunga rispetto al pallone 70 di Vallarguda, che sicuramente darà quasi la metà delle chiavi, 170-180. Però quanto tempo impiegate a fare questa missione? Se siete rapidi, siete bravi, fatela. Io personalmente, per le risorse che impieghi, perché guarda, vi fa rispondo che troppo del 130, troppo del 106. Difensori, armi al 130, invece a Vallarguta me la faccio con un'armetta al 106, neanche trappole, easy, speedrun. Quindi, ragazzi, sì, potete farla, però vi consiglio sempre di fare la Vallarguta 70, io la penso così. Se la pensate diversamente, fate come volete, io cerco di darvi i consigli per quella che è la mia esperienza in questo gioco, ragazzi. Poi fate voi, scegliete voi quello che fare. Andiamo avanti al 126, 4 per frammento tempesta, che non mi serve sinceramente. Qui hanno messo ancora altri 3 perché epici, io la farò sicuramente una volta, sempre con lo stesso discorso di prima. 113 chiavi, 105 leggendari, mega allerta, più sicuramente i perk sotto. Non c'è neanche morte esplosiva, quindi, ragazzi, questa si fa anche senza costruttore, straniero, quello che volete, soldato, un costruttore sempre ben accetto, ragazzi.
E si va avanti. Al 128 non vedo nessuna missione buona, ragazzi. Questa forse per la mega allerta, per i livelli 131 è ovvio, ragazzi. Puntate sempre a fare le 128 fino a che non arrivate alla missione settimanale, la sfida settimanale che io faccio sempre, perché da o 1000 chiavi, 100 passa leggendario, bigliettini, quello che scegliete voi. Io scelgo sempre 1000 chiavi perché sono quelle che mi mancano sempre di più. Ecco qua, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Fatemi sapere sotto quello che pensate. Ricordo sempre che il mio codice creatore è cima-bald88. YouTube non è più Instagram non è più baldus8, ma è YouTube-tv spazio cima-bald88 come il nome del canale. Ho creato un altro account Instagram per permettere comunque sia a tutti di essere visibili sulle storie. Condividerò i video che mi inviate, le skin che shoppate, i lama che shoppate, quando crescerà ovviamente, perché ancora poche persone che mi seguono, quindi aiutatemi a crescere, che cresco, sì, ok, cresco io, come lo dico in dialetto da me, cresciamo tutti insieme. Che dire, ragazzi, vi do la buonanotte, ci becchiamo domani, spero di andare in live, perché comunque sia domani sera una bella live, la faremo. Faremo una missione 70 di livello arguta. Nient'altro aggiungere, saluto Don, vi do la buonanotte anche lui, è mutato, ma comunque sia la persona c'è. Quindi bella, e ciaone.